Ma tu non hai adesso? Devi andare. Vado? Sì, ci puoi andare. Ma non faccio cadere niente, se no la cosa è bella. Prendi la scala, eh. No, no, sta, va tranquillo, sta bene. Perna, porta le mutande rosse. Per la puttana. Come mette pure quelle nere, mi metto. Mi metto pure le nere, mi metto. Tutto poi. Questa volta la vediamo, sta per nulla. Come si chiama il sindaco? Come si chiama il sindaco? De Fabritis. De Fabritis Giorgio. Ho capito. Se non c'era lui, questo paese rimaneva sempre sporco, non si puliva mai. Da quando è uscito lui come sindaco, il paese già si comincia a respirare, quindi si sta bene, molto bene, le pulizie vanno tutto bene e stiamo tutti tranquilli. E qual è lo spirito che ti spinge a fare di Castiglione un vassoio d'argento? Perché l'amministrazione di oggi collaboriamo tutti bene, andiamo tutti d'accordo e si collabora abbastanza bene. Mentre l'amministrazione di prima, niente, loro non facevano altro che fare un po' di cemento armato, tutta altra roba, e la pulizia del paese era sempre trascorso, proprio l'abbandonavano. Quindi con la nuova amministrazione ti dà lo spirito di fare tutto, di collaborare e di tenere il paese pulito. Mangiamo pure, eh? Siamo stancati, è vero? No? E allora? Vuoi portare a chi? Dentro la busta devo mettere. Dentro la busta? Ah, bravi. Bravo. Io convinto che erano pieni quelle bottiglie. O quei barattoli. Grazie. Quando mai fatigliti tu, porca? Quando mai? Dona! Dove l'ho portato? Attenzione, ma non ha mano! Oh, fa un po'. Tu sembri sempre pronto, sì. Stai sempre pronto, sì. Vieni qua, no, su, vieni. Ah, ecco qua. Tu pulisci pure? Eh? E dove pulisci tu? Qua. Qua? E lo vedo sporco. Eh? Dai, continua. Continua. Vai, bravo. Io sindaco, scusa, l'idea di questa bella manifestazione, se manifestazione si può chiamare. L'idea della prologa di Castiglione. L'idea della prologa. Della prologa, sì. Con a capo il presidente, che è Mauro Giangrande, quello lì. Ho capito. È lui, l'ideatore di questa iniziativa. Vedo che tutti i cittadini partecipano a questa bella iniziativa. Ma continueremo comunque. Continueremo con le frazioni, con Appignano, con Piane, e poi andremo a San Giorgio. È semplicemente l'inizio. D'accordo.
Chi? Sindaco, come l'ha visto tutto un decidere che sta fuori? Anche perché quelli che tenete sono questi che c'ho bello. Lei dirige soltanto? No, no, io guardo, che vuoi dirigere? No, mi fa piacere vedere questi che non hanno mai fatiato in vita loro, cominciano a fatiare, solo per questo. Sì, guarda un po', lascia la fabbrica, soprattutto se è una cosa. Lei sta riposando, vero? Sta riposando adesso. Io sono il tuo vincere di cammino. No, ho capito. E quindi da solo la sua esperienza. La prossima volta la fa la pedante. Come ti chiami tu? Come ti chiami? Come ti chiami? Oggi il vigile viene diretto. Non è che dirige. No, viene diretto. Vieni diretto. Allora, Matteo, lo vogliamo qua? Ce l'abbiamo preso un sacco. Finite? Ce l'avete un sacco nuovo, vogliamo pure questo. Però tu vuoi andare a fare? Forza, forza! Dobbiate fare? Attenzione, Matteo, non sei solo occhi, attenzione. Matteo! Massimo! Hai la maglietta? Signora Tecchi, perché non partecipa? Lo vedo bello elegante. No, perché sono pensionato io, è malato. Sì, bello elegante. Ma poi ce ne per vedere questo? Ce lo fai vedere? Ha bisogno, ti faccio vedere. Ha bisogno? Quando si vede. Una giornata seria. Enzo! Enzo! Enzo!
Hai pulito bene? Eh? Perché non vieni a pulire pure a Bisenti? Solo qua a Castiglione pulisci? Tua madre è di Bisenti, no? Di Castiglione. Ma tuo padre è di Bisenti però. E vieni pure a Bisenti a pulire. Che no, caspita, solo qua pulisci? Che vanno quelli di Bisenti a pulire? Come quelli di Bisenti? Perché tu dove sei? Io sono di Castiglione, non sono di Bisenti. E pulisci solo a Castiglione? Sì. E tuo padre dove pulisce allora? A casa? A casa tua? Sì. Eh? Ma mi capite? Oh, affitti! Amici, Vela! Pensa a lavorare, forza! Dai! Perché? No, è andato benissimo! Hai fatto, fatto bene, bravo! Sì, sì, ho fatto! Una bella iniziativa, vero? Benissimo, sì, è vero! Si dovrebbe ripetere giù da noi, ma... Vediamo, poi gli diamo lo stimolo! Infatti, mo facciamo una roba da bicchiere, sì, sì, questi specchi d'olio, si fa! Ha intervistato pure... ci sta pure lo sempre, l'assessore, sì, 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 sì. Ma a Cascione non si può vedere questo? No.